È chiaro che non intendo entrare nelle polemiche, anche se non la definirei proprio una polemica. Posso soltanto confermare che la volontà del governo siciliano è quella, come il precedente governo guidato dal sottoscritto, è quella di sostenere la realizzazione del ponte. In che misura, con quale proporzione rispetto al costo complessivo, naturalmente non spetta a me dirlo. Io credo che serva un contributo da parte di tutti, da parte dello Stato, da parte delle regioni, utilizzare l'FSC per una infrastruttura strategica per tutto il Mezzogiorno d'Italia non mi sembra assolutamente irragionevole. Certo, non possiamo spogliare Cristo per vestire Maria, come si dice dalle mie parti. Dobbiamo lavorare affinché le priorità siano servite da una fonte finanziaria che è assolutamente copiosa. Il fondo di coesione, l'FSC, servono essenzialmente a riqualificare e a modernizzare il territorio. Il ponte sullo stretto è il ponte dell'Europa, e in un Mediterraneo che cambia, dove la competizione si fa nella celerità della movimentazione delle persone e delle merci, completare il corridoio che parte da Berlino per arrivare a Palermo mi sembra una scelta assolutamente ragionevole. Fa parte della transizione in questo caso. La transizione? Fa parte anche questo della transizione. Beh, io credo che il ponte possa servire ad attenuare anche le emissioni. Tenete conto che oggi un TIR rimane fermo all'imbocco da Messina o da Reggio Davilla anche per 3-4 ore. Non è concepibile nel momento in cui le merci debbono correre contate sui secondi. Beh, mi sembra sia arrivato il momento per dire basta a questa telenovela. Il ponte serve all'Europa, il ponte non è un capriccio, con tutto il rispetto per coloro che non ne condividono la realizzazione, per carità, però c'è una logica di governo, c'è un punto programmatico che era inserito nella coalizione del centrodestra con la quale programmazione si è chiesto e ottenuto il consenso degli italiani, quindi nessuno può dire che il ponte sullo stretto sia la novità dell'ultima ora. Oggi la segretaria del PD in un'intervista a Repubblica dice alle opposizioni di prepararsi al voto perché il governo non arriverà al 2027. Si sente rispondere. Che lo dica il PD mi sembra veramente una grossa notizia da prima pagina, visto che ha governato per 11 anni senza mai passare dal consenso elettorale. Mi dispiace per loro, ma dovranno rassegnarsi. Questo governo durerà fino alla scadenza della legislatura. E se lavoreremo bene, come stiamo finora facendo, governeremo per altri 5 anni.